Senti, scusa se te lo chiedo, eh. Dimmi. Ma te assomigli tantissimo a uno che fa cinema. A un regista, mi pare, però non mi ricordo come si chiama. Bruno Salvati? Ecco, Bruno Salvati! Sono io. Per me il cinema è lavoro, passione, curiosità, memorie, sogni. Bella. Magari torniamo quando è aperta. Per me il cinema è il mezzo più potente per poter esprimere emozioni. Mi ha trasmesso molto fin da quando ero piccina e quindi in qualche modo mi sento responsabile di dover ritrasmettere tutto quello che mi ha dato. È un moltiplicatore di vita. È un modo per moltiplicarla, riviverla, vederla, immaginarla, crearla, attraversarla, sentirla, amarla. Funziona così, è il gioco delle parti. Io dico, stavolta è finita, tu devi dire no, vedrai che torna. Ma io te l'ho detto. E devi insistere, perché non insisti? Perché non insisti? Perché? Perché non insisti? Perché? È allo stesso tempo memoria e immaginazione. Ma se sono tutti morti? Noi siamo le ultime persone rimaste sulla Terra. È il sogno di una ragazza di provincia che guardava quelle immagini, quei personaggi e voleva esserci, a volte voleva diventare come loro. Un po' di silenzio, per favore! Io volevo fare un discorso alla mia migliore amica... Gabriella? Odiare un personaggio, ridere, piangere, insomma, un tripudio di emozioni. È Osu? Ma è anche Billy Wilder, è Fellini, certamente, ma anche Sergio Leone. La mia passione per il cinema probabilmente me l'ha trasmessa la mia nonna Ida, che conosceva tutti i nomi degli attori e i titoli dei loro film. Il mio primo ricordo del cinema risale al 1978, quando in una calda estate mi trovai in un cinema vuoto a vedere Barry Lyndon di Kubrick. Di quelli che mi hanno lasciato chiaramente un segno nel cuore, potrei dire C'era una volta in America. Essendo una grande appassionata di cinema, magari ti devo aver visto su qualche rivista o in qualche programma televisivo, sì, però i due film non l'ho mai visto. Ah, ecco. Non avevo ancora compiuto 8 anni, andai a vedere La battaglia di El Alamein di Ferroni e non volevo più andarne dal cinema, mi aggrappavo alle poltrone e mio padre faticò non poco a portarmi fuori da lì. Petra Delicato è come Pietro, ma da donna. No, è solo Petra. Ricordo della mia prima volta in sala l'odore dei popcorn, la poltrona rossa, questo schermo che mi sembrava immenso. Mi ricordo quelle file per fare il biglietto, erano bellissime. Mi ricordo anche quando si entrava in sala e si faceva molta fatica a trovare il posto. Avevo circa 11 anni e in un cineforum d'estate ho visto con i miei genitori Il Padrino. Guarda che non mi fai paura. Raramente mi vengono dati ruoli, diciamo, in sottrazione, però credo che sia una delle cose che mi diverte più fare e che si avvicinano di più forse a quella che è la mia persona. Poi vi vedo spesso di passare per via Giacinto Albino perché so che abitate alla Sanità, giusto? Precisamente. Sono amante di un cinema che ti lascia aperta una porta verso il sogno, verso qualcosa che da solo non sei in grado di vedere. Spero di vedervi in persona, di persona, presto e vi auguro, come del resto auguro a me stesso, di tornare presto in sala a vedere dei grandi, bei film. Ricordo che quando sono uscita dal cinema ho pensato, non vedo l'ora di ritornarci. Ringrazio veramente di cuore tutta la redazione, i colleghi della rivista del cinematografo, nella speranza di avere l'opportunità di passare questi ringraziamenti faccia a faccia, molto presto. Sono molto orgoglioso e felice di ricevere questo premio che è andato negli anni scorsi a registi
che stimo tantissimo e che ritengo dei punti di riferimento per me, quindi ringrazio la giuria di questa attribuzione. Ciao a tutti, volevamo ringraziare la rivista del cinematografo per l'RDC Award, siamo molto contenti di averlo ricevuto per Petra, tanto un abbraccio a tutti voi. Con la speranza di vederci presto, dato che quest'anno non è stato possibile. Ciao e grazie. Grazie. Voglio dividere chiaramente questo premio con Mauro Mancini, regista del film, e con tutti gli altri attori. Grazie, grazie a tutti, grazie di cuore, grazie. Vorrei condividere questo premio con tutte le persone che non smettono di lottare per i propri sogni, che non si abbattono davanti agli ostacoli, ma che li affrontano e li superano a testa alta. Molto contento di ricevere questo premio a nome del padre Virgilio Fantuzzi, che non è più con noi su questa terra, ma il suo messaggio è molto presente grazie anche a questo suo libro su Fellini. La grande opera di padre Virgilio Fantuzzi ho potuto sperimentarla personalmente, sono stato suo allievo. Il suo rapporto con il film in generale è sempre stato un rapporto biografico, direi un patto e una lotta biografica, un corpo a corpo. Il suo commento non è mai stato un commento esterno, ma ha sempre commentato le vicende, ha raccontato i film nelle sue pagine per Civiltà Cattolica, e il suo commento era il modo stesso in cui affrontava la lettura del film, il modo in cui la raccontava, quindi una critica narrativa. Per me è un grande onore ricevere oggi l'RDC Award 2020 e vorrei condividere questa gioia con tutti i nostri collaboratori. Voglio dedicarlo a tutto il personale dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, rivolgendo una particolare attenzione al reparto di nefrologia. E condivido il premio con Denise Tantucci, Gaia Bocci, Olimpia Tosatto, le mie tre splendide attrici che hanno creduto e sostenuto il progetto fin dall'inizio, mi hanno accompagnata in tutto, in questa avventura che è stata lunga, complessa, ma anche molto bella. Grazie a tutte le persone che mi sostengono, che mi supportano, ma soprattutto che mi supportano. Perché non è facile starmi dietro. Voglio condividere questo premio che ho ricevuto con il pubblico, perché quando qualcuno mi ferma per strada per dirmi che ha molto amato un film che ho fatto, un personaggio che ho interpretato, mi arriva un'energia così forte, così fragorosa, perché per un attimo mi è chiara la sensazione che chi guarda un film può provare le stesse emozioni altrettanto forti come chi l'ha fatto il film. Non posso che condividere questo premio così prestigioso con tutta la mia categoria, con tutto il comparto dei lavoratori dello spettacolo dal vivo, soprattutto, che da oltre un anno stanno vivendo una situazione incredibile, e a centinaia di migliaia di persone da oltre un anno questo sogno, diciamo, gli è stato negato.